Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi vorrei parlarvi di un libro che ho letto un pochino di tempo fa e che mi è capitato oggi mentre mettevo a posto la libreria. E ho pensato, cavolo, questo libro mi aveva colpito ed è molto strano che io non abbia pensato di fare un video prima e quindi eccomi qua con il video di questo libro. Il titolo è Vari gradi di infelicità e l'autrice è Lucy Hellman. Io ho letto questo libro per caso, devo dire proprio per caso, perché ero nella sala d'attesa di un ambulatorio e c'erano dei libri. Io ho preso questo libro, ho cominciato a leggerlo nella sala d'attesa e poi è venuto il mio turno, il medico mi ha chiamato, io ho detto, ah ma accidenti, gli ho fatto una battuta, ho detto mi chiama proprio adesso che il libro mi stava prendendo e mi piaceva. E lui me lo ha regalato, mi ha detto, vabbè, ma se le piace, se lo prenda, non c'è nessun problema, i libri comunque li abbiamo messi lì. Ma sono di tutti, quindi se lo vuole leggere se lo prenda pure, se lo porti a casa. E io ovviamente se mi regalano un libro non me lo faccio ripetere due volte e mi sono portata a casa questo libro. È un libro molto strano e molto particolare, è ambientato a Londra in un istituto scolastico in cui si studia storia dell'arte e in questo istituto si aggirano diversi personaggi un po' strani, un po' eccentrici. Ci sono gli studenti, ci sono i professori, ci sono i bibliotecari e ci sono gli inservienti, tutti con delle storie particolari e comunque con una vita, come dicevo, abbastanza eccentrica, non tanto perché la vita in sé sia eccentrica, ma è il loro modo di approcciarsi alla vita che è un po' eccentrico e quindi già i personaggi sono un po' particolari. In particolare la storia ruota intorno a due donne, una è ancora vergine, ha, mi sembra di ricordare, sui 30 anni e è ossessionata dal suo fisico che non le piace, quindi è molto insicura, e l'altra è una persona che pur non essendo così fisicamente magari piacente, colleziona un sacco di avventure erotiche. E quindi sono due personaggi, diciamo, un po' particolari e la storia del libro ruota intorno a questi due personaggi. A un certo punto accade che nell'istituto arriva un professore molto bello, donnaiolo, aitante, fascinoso e si innamorano tutte di lui. Tra cui anche una delle due protagoniste del libro, che praticamente in qualche modo si illude, lo corteggia in tutti i modi, cerca di ottenere degli appuntamenti, succedono poi delle cose che non vi svelo per non togliervi il piacere della lettura, però diciamo che nel corso di questo tipo di relazione che lei in qualche modo cerca di instaurare con questo professore, lei attraverserà quelli che sono i vari gradi di infelicità, perché comunque questa relazione, che poi non è che abbiano una relazione, però questa relazione che lei vorrebbe, che cerca in qualche modo di mettere su, la porterà comunque ad essere infelice. E questo è un libro che va letto, quindi io non vi voglio svelare altro della trama, perché veramente va scoperto pagina dopo pagina. È un libro che in qualche modo ha dei tratti di umorismo, ma se voi lo leggete andando molto in profondità e analizzate le parole dei personaggi, le parole dell'autrice in modo più profondo, vi accorgerete che in realtà è un libro molto delicato e anche in qualche modo un libro che mette in luce la solitudine non solo dei personaggi, ma la solitudine in generale che ognuno di noi si porta dietro, perché io mentre leggevo questo libro pensavo che anche se noi non ci sentiamo magari delle persone particolarmente sole, in un angolo del nostro io c'è sempre quella piccola porzione di infelicità e di solitudine che in qualche modo ci trasciniamo dietro quotidianamente. Io leggendo questo libro ci ho pensato a quell'angolino di me che si sente sola, a quell'angolino di me che comunque magari non è completamente soddisfatta. E ho pensato che i vari gradi di infelicità effettivamente, a prescindere dal contesto, ma in generale nella vita li attraversiamo un pochino tutti. E quindi è un libro che veramente mi ha colpito molto dal punto di vista emotivo. È un libro molto piccolo, si legge veramente in modo breve, si legge facilmente, quindi io davvero ve lo consiglio perché è profondo, quindi suscita delle riflessioni e merita comunque di essere letto, di essere preso in considerazione. Io credo che non sia tanto conosciuto come libro, io non l'avevo mai sentito nominare e non mi sembra di aver trovato granché in internet su questo libro. Quindi è uno di quei libri magari poco famosi, ma
ma che davvero è in grado di lasciarvi qualche cosa. Quindi dategli una possibilità, leggete questo libro, poi magari se vi va mi fate sapere se lo avete letto, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, insomma, cosa ne pensate. Vi mando un bacio, ragazzi, ci vediamo alla prossima, buona serata a tutti.